sera, non avendo ancora niente da mangiare, mi sono ordinata una bella pizza. Sì, certo. Mi sono ordinata una bella pizza da rosso pomodoro, una pizza napoletana spettacolare. Esatto, Ale, bellissima questa manovra con la teglia. Allora, intanto prendo questo pan grattato e... Alla fine, sì, ma infatti Sean, no, comunque raga, seriamente, gli avanzi, dai, non si buttano gli avanzi, dai. Non mangio mai. Allora, ora è un problema, raga, perché io per esempio la sera non mangio pasta, però adesso lei, poverina, non mangia a pranzo, quindi bisognerebbe fare ogni volta la pasta a cena. Ordiniamo la pasta già pronta, lol. Oh, sono bravi, l'ho già provata, ti giuro. Sì, c'è la trattoria, c'è una trattoria, fanno... Ma anche quelle del supermercato, però costano... Sì, ne costano ovviamente di più. Ok, quindi ragazzi, la classica spolverata di pan grattato su olio, tipo olio su tela, pan grattato su olio, su casseruola. No, questo lo conservo perché mi servirà dopo. Prendo il formaggio, aspetta che... Non te se sentirà, se penso. Io continuo a comprare parmigiano grattugiato già pronto. Dragon, che ciao Vince. Certo che dire, meno male che siamo magre, mentre stai facendo manovra con una teglia di olio ripieno, spettacolare. Esatto, infatti l'avevo letto, bellissimo. Ciao Giovanni, ciao a tutti, non stiamo ancora mangiando perché abbiamo iniziato tardissimo. Ciao Joshua, ma non ci vuole niente. Esatto, Eruner. Quando sono le mani di caffè, sei in buone mani. Infatti. Perché non mangio a pranzo? Perché io... Lei torna tardi. Ormai. Quindi mi devo arrangiare con le cose che trovo. A volte non... L'altra volta non ho nemmeno mangiato niente, ho mangiato forse giusto uno snack e basta. Quindi ovviamente la sera mi viene fame. Allora, le trattorie fanno sempre la pasta buona, esatto. Quindi il fatto che possano fare da sporto è bellissimo. Cioè domicilio. Comunque c'è anche questa pizzeria che è anche con cucina, quindi significa che fa anche il ristorante. Ok. Qua accanto, che possiamo provare, magari fa dei primi la sera, poco e spesso? No, guarda, io non seguo e non seguiamo mai ste regole. Cioè, andiamo sempre come cappero vogliamo fare noi. E, ok, allora, parmigiano lo lascio sul tavolo che forse è meglio. Allora, la besciamella già pronta e non ci sta pubblicizzando panna o qualcosa chef. È vero, raga? Cioè, non vedete sta roba che sto facendo, ma ripeto, non mi va di farla a mano la besciamella, per cui addio. Più qua, è vero? No. Tu pensi che non si veda, perché c'è uno schermo qui, ma in realtà si vede fino qua, a voglia. Ah. Sì. È che te è coperto da... Capito. Tanto ciao Peppe, benvenuto. Ok, quindi intanto... Besciamella, giusto per metterla come... cioè comunque mettete la ricotta anche da spento, forse ancora meglio, tanto rimarrà molto caldo e...